Ciao a tutti, oggi vediamo una novità che è Small World of Warcraft. Small World è un gioco di qualche anno fa che adesso è stato rivisitato in questa nuova edizione che oltre all'ambientazione nuova ispirata a World of Warcraft per l'appunto aggiunge delle novità, delle migliorie al gameplay. Per esempio, io non so niente di World of Warcraft, ma nonostante ciò il gioco mi piace veramente tanto. Abbiamo già fatto il setup dove in due giocatori, io e il mio compagno di giochi qui davanti, Salve. dicevo, in due giocatori si posizionano solamente due isole, una piccola e una grande. Piccola e grande si vede da una letterina, qui c'è small, qui c'è la L di large, poi ci sono quelle medie anche. Dopodiché abbiamo piazzato i segnalini montagna sulle zone di montagna. Abbiamo piazzato i segnalini di Murloc, mi pare che si chiami, questa razza neutrale, diciamo, dove è indicato sul tabellone con questo simbolino conchiglia che corrisponde alla regione, c'è cioè il simbolino sulla regione. E dopodiché abbiamo piazzato questi segnalini, dove è indicato sempre sulle isole. Abbiamo il tracciato contaturni, in due giocatori si giocheranno 10 turni, come anche in tre giocatori, mentre in quattro no saranno 9 turni, in 5 saranno 8 turni. E qui abbiamo le nostre razze, ce ne sono sempre 6 scoperte. Queste sono le razze che potremo scegliere, quindi inizieremo da subito scegliendo una razza. Queste razze hanno un costo diverso, la prima qua in alto è gratis, la seconda costa 1, 2, 3, 4 e 5. Questo perché se io scelgo questa razza dovrò mettere una moneta su ognuna delle razze al di sopra. Si parte con 5 monete vittoria all'inizio, quindi le monete sono anche punti vittoria che andranno tenuti segreti. E si parte con 5 perché per l'appunto per scegliere la prima razza, volendo, hai la scelta tra tutte le razze. Scegliendo questa metti una moneta su ciascuna di quelle superiori, quindi sono 5 monete, il costo è 5. E direi che possiamo partire e spiegare poi le regole mano a mano mentre giochiamo. Inizio io, perché così. Perché Perché inizi te? inizio io. E adesso la prima cosa che de devo fare all'inizio della partita è scegliere una razza. Quindi io posso scegliere una tra queste razze. Sceglierò di prendere questa, perché non ho voglia di spendere subito monete. Quindi la mia razza saranno i Dranei, maestri delle bestie. E me la tengo qui davanti. Queste scorrono tutte in alto e qui se ne gira una nuova. Ok, quindi è spuntata una razza nuova. Questa non l'ho pagata, quindi non ho dovuto mettere monete sopra. Adesso dovrò prendere tanti segnalini dei Dranei pari al numero indicato qua. In questo caso 7 più 4. Come vedete, a ogni razza è associato un potere speciale. Questi sono stati messi casualmente. E quindi dovrò prendere 11 segnalini dei Dranei. Li trovo nell'inserto che è già presente all'interno della scatola, quindi questa cosa molto carina, così sono tutte organizzate. E i Dranei sono questi, quindi io adesso prenderò 11 di questi segnalini. Ok, questa è la mia nuova razza. Qual è il potere di questa razza? I Dranei hanno questo potere. Durante ogni turno avversario, i Dranei possono invocare la luce sacra. Il primo segnalino razza che stanno per scartare a causa di una conquista o di un qualsiasi tipo di capacità resta invece al giocatore e può essere rischierato normalmente. Tutte le perdite successive vengono scartate come di consueto. Ok, quindi in pratica i Dranei non perdono il primo segnalino, poi vedremo cosa vuol dire. Più il potere speciale accanto è Maestri delle Bestie. Questo potere per ogni territorio collina controllato all'inizio del turno ti dà una bestia che conta come segnalino della propria razza. Al momento non ho presenza sulla mappa, quindi ovviamente non ho neanche regioni di collina e non ho bestie. Inizio così, le regioni sono divise in collina, pianura, montagna, poi ci sono queste zone di acqua che però non sono conquistabili a meno di razze speciali che nuotano. Quindi io adesso devo iniziare a espandermi nella mappa. Per il primo posizionamento devo necessariamente entrare nella mappa, in una isola che mi pare,
da un terreno con l'ancora, quindi approdo sull'isola dall'ancora. Per entrare normalmente in un terreno corrono due segnalini, più uno se c'è l'ancora, più un altro per ogni segnalino di una razza avversaria presente nella regione, più un altro se c'è una montagna. Ad esempio, per entrare qua mi occorrerebbero due, più uno perché c'è l'ancora, più uno perché c'è la montagna, quattro, stessa cosa qua. E così via. Io decido, dunque io avendo il potere della collina, potrei entrare o direttamente in collina, oppure entrare qua che è adiacente a due colline per espandermi là, che non sarebbe male come idea. Quindi diciamo che entro nell'isola piccola. Per entrare qui mi servono, come detto, quattro segnalini per la presenza dell'ancora e della collina e occupo questo terreno. Da questo momento in poi posso o entrare normalmente come al solito in altre zone con l'ancora oppure espandermi da lì, quindi entrare in regioni adiacenti a quella in cui mi trovo. Quindi ad esempio io posso entrare qui con due segnalini, posso entrare qui con altri due segnalini e posso anche entrare qui. Per entrare qui mi occorrono due segnalini più uno per la presenza avversaria. Quindi io entro qui, caccio questa razza che se ne va e si scopre subito questa tessera segreta che corrisponde ad un potere. La fazione che occupa questo territorio avrà questo bonus. In particolare, che cos'è questo bonus? Allora, innanzitutto vi devo spiegare una cosa che ancora non vi ho detto. Le razze, a differenza dello Small World classico, hanno introdotto questa novità in questo Small World, ovvero le fazioni. Ogni razza può essere o, come questa ad esempio, neutrale, non è di nessuna fazione, oppure c'è la fazione rossa e la fazione blu. Non vi sto a dire i nomi perché non li so neanche io, sono fazioni ispirate a World of Warcraft che io non conosco, come vi ho detto, quindi chiamiamole per ora fazione blu e fazione rossa. Quando conquistiamo un territorio avversario di una fazione opposta, si guadagna due monete. Una volta sola, però, per turno. Con questa cosa qua lo possiamo fare fino a due volte. Quindi questo è il bonus del campo di battaglia. Fatto ciò, io ho finito tutti i miei segnalini, quindi non posso fare altro. Posso adesso, alla fine del turno, ridistribuire tutti i miei segnalini. E ad esempio, direi che qui ne ho 4, qui ne ho 2, 2, 2, qui ne ho 3. Potrei provare a difendermi magari di più le colline, visto che a me le colline danno il bonus delle bestie. Ok, quando finito il proprio turno, si prendono i punti vittoria. I punti vittoria si prendono pari a 1 per ogni territorio controllato. In questo momento, più eventuali bonus. In questo momento io controllo 1, 2, 3, 4 territori, quindi ottengo 4 monete, che le tengo qui segrete. Prendo 5 e do 1 di resto. Questo è il mio bottino al momento. E ora è il turno del mio compagno di giochi. Allora, anch'io vado in risparmio e prendo questi elfi della notte esploratori. Ok, quindi questo scorre tutto su. Prendo 8 nella mia specie, quindi. Ok. Allora, cosa fanno gli elfi della notte? Gli elfi della notte possono conquistare le regioni foresta, che sono queste qua, quelle con gli alberi, al costo di un segnalino in meno rispetto alla norma. Comunque un minimo di uno è sempre necessario. Ogni volta che gli elfi della notte conquistano una regione foresta, collocano un segnalino muro di fuochi fatui su di essa. Segnalini, muri di fuochi fatui sono questi qua, che poi prenderemo quando serviranno. Un muro di fuochi fatui vale come un segnalino per la difesa e rimane quando la razza entra in declino, poi vedremo cosa vuol dire, ma viene rimosso quando la regione viene conquistata o svuotata, quindi conta come un segnalino in più, in pratica, per la difesa di quel territorio. Allora, quindi parto subito mettendomi qui. Ah, tra l'altro ho anche esploratori, che sarebbe. Ah, giusto. La capacità degli esploratori è che alla fine del turno ottiene una moneta bonus per ogni isola in cui occupi almeno una regione. In questo caso, in due giocatori, le isole sono due, quindi al massimo occupando
una regione in ciascuna isola, hai due monete vittoria bonus. Poco conveniente in questo caso. Allora, qui per entrare devi entrare con tre, perché c'è l'ancora, quindi due più uno. Però essendo una foresta, per infatti, il tuo potere, puoi entrare con uno in meno. Quindi due. E ci va il portale. Quindi è come se tu ne avessi tre in realtà. Due anche lì. E anche lì ci mettiamo un portale. Due qui. Te hai fatto una buona mossa. Essendoci tante foreste con l'ancora, sei entrato giustamente in tutte le foreste. E questi due li metto, non ci sono altre foreste. No. Non ci sono altre foreste, quindi devi entrare. Me li metto vicini. Necessariamente, non puoi entrare in un'ancora perché non ci sono più ancore foresta, quindi ti servirebbero tre segnalini e te ne hai due. O meglio, puoi farlo perché... Così vediamo un'altra regola. C'è questo dado. Solamente nell'ultimo piazzamento del tuo turno puoi lanciare questo dado per provare ad aggiungere questi segnalini ai tuoi. Quindi lui ha due segnalini. Se lanciando il dado ottiene zero, è costretto a piazzarli su altri territori che ha già occupato. Se ottiene, ce la farò, ottiene ad esempio 1, 2 o 3... somma ai propri segnalini, questi segnalini, quindi conta come se ce li avesse, anche se non ce li ha fisicamente. Vabbè. E può entrare nel territorio. Allora io... Provi. Entriamo qui. Ok, che provi. È adiacente. Però non puoi, perché ce n'hai solo due. Quindi se vuoi provare a entrare qui, devi prima dichiarare, voglio entrare qui. Okay. Ne hai due, lanci questo dado. Hai ottenuto un più due, quindi ce la fai. Avessi ottenuto zero... avresti dovuto ridistribuirli tra i tuoi territori, ma ce l'hai fatta, quindi è tuo. E io ora, sono alla fine del turno puoi ridistribuire, ma così. Sei soddisfatto così, e quindi guadagnerai le monete, ovvero 2, 1, 2, 3, 4, 6. Perché 6? Una ferisola. 5, 6, giusto? 6. E voilà. Ok, è finito il primo turno, si passa al turno 2. Adesso cosa si può fare? Avendo già una razza, puoi o continuare a espanderti con la tua razza, oppure mandarla in declino. Io decido di continuare a espandermi, quindi l'azione del declino la vedremo dopo. E a questo punto posso ritirare tutte le mie pedine e lasciarne una in ogni territorio. Posso anche svuotare un territorio, ma non mi interessa svuotarlo, vorrei rimanere in presenza di quei territori. Ok, adesso il signore qui davanti è entrato in gioco con una razza a me amica, perché siamo entrambi di razza blu, quindi il potere di questo territorio per il momento non mi serve a niente, perché anche se sconfiggessi lui sarebbe una razza amica e non guadagnerei punti. Io però ottengo adesso le bestie. Controllo due regioni collina, quindi prendo due bestie. Queste bestie le aggiungo ai miei segnalini. Ecco qua le mie due bestie, e ora io con questi posso entrare in gioco di nuovo nella mappa come ho fatto prima. Allora direi che potrei andarmi a prendere quest'altro territorio di collina, visto che c'è l'ancora. Per entrare lì mi occorrono due segnalini, più uno per l'ancora, più uno per la razza avversaria. Ci metto una bestia, ma entro qui dentro, questa la mando via e questo l'ho preso. Dopodiché direi che... mi interessa provare ad arrivare qui, quindi mi bastano due segnalini per entrare qui, a questo punto sono adiacente a questo, per entrare lì me ne servono tre visto che c'è una cosa avversaria, io ce n'ho giusti tre, non mi occorre neanche tentare col dado, entro qua, questo lo caccio via e giriamo anche questo bonus e vediamo che cos'è. Quello è lo spirito guaritore. Durante il passo rischieramento delle truppe, la razza attiva che occupa la regione con lo spirito guaritore riceve un segnalino razza bonus, a patto che ce ne siano disponibili nel contenitore. Ok, molto interessante invece questo bonus. Quindi adesso, io che ho finito e posso ridistribuire i miei segnalini, ne prendo uno in più dal contenitore. E ce n'è giusto uno, quindi lo potrò usare solamente adesso, per il momento. Ok, e... li posso ridistribuire, ad esempio qua sono rimasto molto sguarnito, quindi direi che ne metto uno qui, ne metto un altro qui, ne metto uno qui e un altro qui, così ne ho due in ogni territorio e prendo
le monete, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 monete. E tocca al compagno di giochi. Che va in estinzione. Davvero? Allora, cosa succede quando si va in declino? Si gira la propria razza, quindi il bonus non sarà più disponibile. Nessuno dei due bonus saranno più disponibili. Adesso si ritirano tutte le i segnalini, tranne uno, che viene per ogni territorio, e viene girato sul lato in declino, che ha questa colonnina qua. Per il suo potere, inoltre, però, si lascia anche sì, quelli... questi segnalini portali, che contano come uno in più in difesa. Queste vengono completamente scartate, rimesse nella scatoletta. Però si può ottenere, ogni giocatore può ottenere davanti a sé una e una sola razza in declino, che continua a fruttargli punti vittoria alla fine di ogni round. Quindi lui in questo momento farà punti vittoria anche per questi territori qui finché sono occupati dalla sua razza in declino. Al turno dopo sceglierai una nuova razza e a questo punto fai solo i punti per i territori che occupa la tua razza in declino, ovvero 1, 2, 3, 4, 6 erano... Ma non è più il bonus adesso perché sei in declino. Ah, quindi... Quindi 4. Andiamo avanti col segnaturni. Tocca a me, che non vado ancora in declino. Ottengo... adesso controllo 4 regioni di collina, quindi alle mie due bestie se ne aggiungono altre 2, perché sono in un totale di 4. Più mi riprendo tutti i segnalini, tranne uno che lo lascio in ogni... territorio che controllo e continuo ad espandermi. Allora, dove voglio andare? Le colline le ho prese tutte, quindi non ce ne sono più. Direi che cercherò semplicemente di espandermi, magari dando noia al signore qui davanti. Per esempio, potrei entrare qua con 2 segnalini più 1, 3. Mettiamoci un'altra bestia. 3. Scacciando questo, che a questo punto non gli frutterà più quei punti, viene rimosso, e è di una fazione amica. Fosse stato di una fazione nemica avrei guadagnato poi le 2 monete bonus. Purtroppo è una fazione blu. Poi direi che posso entrare, allora tutti i suoi altri territori hanno la difesa del portale, quindi dovrei entrare con uno in più. Andiamo qua, caccio anche questi Murloc. E dopodiché con 3 segnalini, allora per entrare qua però mi servono 2, ne servono 4. Quindi io dichiaro che tento di entrare qua, ho 3 segnalini, quindi mi serve almeno un più 1. Non ce l'ho fatta, adesso cosa faccio? Questi 3 segnalini li devo per forza ridistribuire in territori che già controllo. E poi vabbè, poi in realtà poi dopo posso ridistribuirmi come voglio. Avrei il potere di prenderne uno in più, ma sono finiti, quindi purtroppo non ne posso più prendere. Ok, diciamo che... ecco, magari questo lo metto qua. Ho finito così, e quindi il mio punteggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10 e 2, 1 di resto. Ok, prego. Allora, adesso devi sceglierti una nuova razza. Questa, solo perché ha tanti segni dei soldi sopra e mi piace. Ok, gli gnomi pescatori, per prenderla devi pagare 2 monete e metterle sulle razze sopra, okay, proprio in questo modo. Chi successivamente prenderà una di quelle, prenderà anche tutte le monete sopra, al di sopra di esse, però dovrà comunque pagarne il costo se, per esempio, se io volessi questa dovrei mettere una moneta qui e poi prendere questa con la moneta sopra. Ok, quindi dovrei prendere 8 segnalini degli gnomi, che sono questi sotto, e vediamo qual è il potere degli gnomi. Gli gnomi, grazie alle loro macchine volanti, possono lanciare una volta per loro turno un assalto aereo su una qualsiasi regione della mappa, considerandola come se fosse adiacente alla loro. In aggiunta, dopo che la regione è stata selezionata, gli gnomi tirano gratuitamente il dado dei rinforzi prima dell'assalto, per poter eventualmente ridurne il costo. Se questo assalto era la loro conquista finale,
possono beneficiare del dado dei rinforzi due volte, uno per la capacità degli gnomi e uno per il tiro della conquista finale. Quindi te una volta per turno puoi fare una conquista dove ti pare. E pratica. Pescatori? In più, i pescatori, alla fine del tuo turno, ottieni una moneta vittoria per ogni regione che occupi adiacente ad una regione lago o mare, che sarebbero queste tre in pratica. No, queste quattro, una, due, tre e quattro. Va bene. Non male. Non male. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5. Lui entra con 5 qua. Siccome ci sono io, mi sconfigge. Normalmente, uno di questi segnalini verrebbe scartato, gli altri verrebbero tutti tenuti e riposizionati da me poi alla fine del suo turno. Però io per il mio potere il primo non lo scarto, quindi li tengo tutti e due. Poi, bombardo questa zona di foresta assolutamente vuota qui e non mi serve nemmeno tirare il dado, quindi vabbè, niente, finisco qui il turno e guadagno quanti punti? Allora hai per gli gnomi 1-2 punti più uno in più perché sono adiacenti, quindi 2-2-4. Più è ancora questa razza in declino, quindi 5, 6, 7 punti. Io adesso devo riposizionare questi, ma vabbè, tanto comunque adesso riprendo tutto, quindi non li riposiziono neanche. Ah, vai in declino? No, no, continuo ad espandermi, però riprendo tutte per espandermi. Avanziamo i segnaturni. Quindi adesso devo ripiazzarmi con queste. Direi che ci fermiamo qua. Avete capito comunque come si gioca, perché le regole ve le abbiamo spiegate tutte. La partita continua così fino al turno 10, dopodiché si contano semplicemente tutte le monete che abbiamo conquistato, chi ne ha di più vince la partita. Allora, cosa dire di questo Small World? Sicuramente più giocatori siamo, più il gioco rende. Come avete visto in due giocatori, vabbè, diciamo che col fatto che ci abbiano aggiunto queste isole, nella versione normale non c'erano queste isole, c'era una mappa, con le isole fronte retro, quindi la mappa sempre diversa, è un'aggiunta molto interessante, queste ancore sono interessanti per l'approdo, eccetera, eccetera, quindi il gioco gira anche in due. Sicuramente se uno non possiede nessuna versione di Small World, questa è consigliata, anche se non conosce il mondo di World of Warcraft come me, come durata abbastanza contenuta, quindi nel giro di un'oretta fai tranquillamente una partita. Come variabilità ce n'è, perché cambia sempre la mappa, cambiano sempre le razze, le combinazioni tra le razze, quindi la variabilità è tantissima. Scalabilità l'abbiamo detto. Quindi sì, un gioco che io personalmente non sono fan nemmeno del tipo. Ma intendi però... World of Warcraft? No, intendo proprio della struttura del gioco. Intendi Small World, Small il World, gioco di Small sì. World? Ok, non capivo se ti riferivi a World of Warcraft o... No, no. Okay. Però comunque è molto carino, le grafiche belle. Mm-hmm. Anche i materiali sono sì, ottimi. Sì, ma la qualità è ottima in generale. Con quell'insertino molto comodo, eccetera, eccetera. Sì. Ecco, questo è un gran punto a favore. Molti non facilitano il rimettere al posto il gioco. No, qua è fondamentale, perché avendo tutte queste razze... è fondamentale averle divise in modo che quando te ne scegli una sai già dove andare a prendertela, perché se no ci diventeresti matto. Comunque, questo inserto qua c'era già anche nello Small World originale. Non conoscevo Small World personalmente, però sì, cioè ho detto tutto quello che dovevo dire. Gioco carino, non fan. Un gioco leggero, nel senso sì, che sì. Lo puoi proporre a chiunque. È un gioco di controllo del territorio, maggioranze, quindi facile. Io le regole le ho imparate giocando. Sì, alla fine le regole le spieghi in un attimo e puoi anche spiegarlo mentre giochi. Quindi, no, è consigliato, consigliatissimo secondo me. E consigliato specialmente in questa versione, visto che comunque ha solo migliorie rispetto all'altra. Uno si potrebbe lasciare spaventare dall'ambientazione se non è un fan di World of Warcraft. Ma vi ripeto, io non lo conoscevo assolutamente e ci gioco tranquillamente fregandomene dell'ambientazione di Warcraft
e mi piace, il gioco mi piace molto. Poi, specialmente se uno è fan di World of Warcraft, allora sì che se lo deve prendere, cioè non ci deve nemmeno Certo, pensare. lui coglierà le piccole chicche che noi non prendiamo. E con questo quindi è tutto, possiamo chiudere qua. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao da Ciao! me e compagno di giochi.